Race! What are the main changes? Quali sono i principali cambiamenti nel motore per il 2009 dal punto di vista della Ferrari? We'll have two main changes. Per il 2009 abbiamo due principali cambiamenti dovuti ai regolamenti. Il primo è meccanico, compiuto sul motore per poterlo accoppiare al sistema KERS. Il secondo, il più importante, riguarda le modifiche che dovremo compiere per il nuovo format della vita del motore. Ogni pilota avrà soltanto 8 motori per tutta la stagione. E questo significa una vita del motore di circa 2500 km. And also the revs will anche be i giri del motore saranno ridotti a 18,000 RPM. So 18,000 giri al minuto, per cui si tratta di cambiamenti piuttosto drastici che ora stiamo provando nel corso dei test. The KERS system. Can you describe the Puoi descrivere le principali caratteristiche del nuovo sistema KERS per quanto riguarda la Ferrari? This is a Ferrari il system, sistema della Ferrari specific to è specifico us, per noi in collaboration in collaborazione con la Magneti Marelli. We have been developing lo abbiamo sviluppato as a group. Come gruppo. It is really not non è the il risultato of, few people di working, lavoro di poche persone, ma di tutta la factory che ha lavorato per aiutarci su questo, perché è un argomento molto complesso. E l'interazione con tutta la vettura è piuttosto importante. Sono stato molto contento di vedere la reazione di tutto il gruppo ad un progetto nuovo come questo. Quanto è importante il ruolo dei partner tecnici per la Ferrari? For us, per noi il ruolo è fondamentale. Abbiamo parlato dell'aiuto della Marelli, ma ovviamente devo ringraziare la Shell, non solo dal punto di vista del motore, side, ma anche dei KERS, perché avevamo dei bisogno di fluidi per il raffreddamento, ci hanno aiutato molto nella conoscenza di queste tecnologie. Fanno parte del nostro team. Quattro.